Benvenuti in questo nuovo video! Come vedete sono un po' in compagnia di creaturine saltellanti, ovvero Lulu che sta facendo la monella. E poi c'è Trilli che invece è tranquillissima e si sta facendo palesemente i cavoli suoi, ma meglio così. Niente, vabbè, io volevo cercare di mettere a posto il letto, ma con lei non è possibile in questo momento. Io invece sono qui per portarvi un video haul, non porto un video haul da veramente tanto tempo, penso da inizio estate 2022 e avevo fatto un haul di Shein, invece stavolta è un haul in generale, ho raggruppato un po' di cosine che ho preso in questo periodo e sono qua per farvele vedere, spero che il video vi piaccia, che vi faccia compagnia. Saluta! Sono proprio una... sono una monella! Niente, alla fine ho dovuto farla scendere, era carina averla qua che scorrazzava anche insieme a Trilli, però non so perché, ma è da letteralmente 2 sere che è super scalmanata, cioè non scalmanata, è allegra, le piace saltellare, stavo dicendo. Niente, vuole stare qui, quindi starà qui. Che ci posso fare? Da 3 secondi il letto sarà già di nuovo come prima, però voi non fateci caso, guardate i vestiti che vi faccio vedere e non fate caso a lei. Come vi dicevo, ho raggruppato un po' di cosine che ho preso in questo periodo e partirei da quelle che ho preso questo weekend, perché sono andata ad Arese con il mio ragazzo. Niente, fare un video colore è impossibile, però vabbè. Sono andata ad Arese con il mio ragazzo e ho preso 4 cosine. Partiamo subito. Allora, io partirei da un paio di pantaloni, in particolare sono dei cargo neri, classici cargo con le tascone. E dovete sapere che io in realtà fino a qualche mese fa ero team jeans skinny. Ma niente, ho scoperto i cargo e non riesco più a farne a meno perché sono veramente comodissimi, sono letteralmente molto, molto più comodi rispetto ai jeans skinny, ma allo stesso tempo sono anche molto, molto belli. Anzi, io credevo che con il mio tipo di fisico i cargo mi ingrossassero e non mi stessero bene, anzi, mi facessero sentire un po' più bassina, non mi facevano sentire slanciata, diciamo. Invece, no, ho riscoperto che è il contrario, perché avendo la gamba lunga fino alle scarpe, mi fanno la gamba un po' più lunga rispetto agli skinny, che io tra l'altro li metto anche con i risvoltini perché mi piacciono così, però in effetti mi tagliano un po' la figura. E quindi niente, ho scoperto di stare meglio con i cargo e che risaltano molto bene in realtà il mio tipo di fisico. E poi sono molto più comodi rispetto ai jeans skinny, quindi mi mancavano un paio di cargo neri e li ho presi da Telly Whale. E c'erano anche uguali ma con un paio di strappi che forse preferivo, però non avrei potuto metterli a lavoro e quindi ho deciso di prendere questi. Costavano letteralmente uguale, ovvero 39,99 euro. Alla fine, quando sono andata in cassa, ho scoperto che questi qua senza strappi, con questo tipo di targhetta qui, erano scontati al 50%, quindi li ho pagati 19,99 euro, gli unici paio di cargo che erano scontati. E quindi mi è andata bene in realtà. Sono fatti così. In realtà devo farli accorciare di, penso, 3 o 4 centimetri da mia mamma, perché li ho messi ieri ma li pestavo. Però per il resto sono comodissimi. E poi i cargo neri vanno bene letteralmente con tutto. E ho preso una 36 di Telly Whale. Ta-da! Passerei ora a Zara, che è il classico negozio che quando tu chiedi a qualcuno dove l'hai preso, lui ti risponde: l'ho preso da Zara. E io invece non trovo mai nulla, cioè io non so in che Zara vadano le altre persone, ma io di tutto quello che vedo in giro strabello e che tutti mi dicono che l'hanno preso da Zara, poi io non trovo mai niente. Infatti penso che in, non so, 4 anni ho comprato forse una volta da Zara, che era una gonna nera che ho messo tutta l'estate scorsa. E infatti, indovinate che cosa ho preso da Zara? La stessa gonna, ma bianca. Poi vi metterò una foto perché non so se così renda, anzi no, non rende per niente. A parte che penso che la conosciate, cioè la classica gonna di Zara che esiste di tutti i colori. Nera, bianca, verde, fucsia, lilla, cioè veramente di ogni tipo. E io l'avevo presa nera l'anno scorso ed è stata la svolta, cioè è bella, almeno per quanto riguarda il mio stile. Si mette veramente con tutto, si può mettere di giorno con un top, ma anche la sera fa la sua figura con dei tacchi ed è comodissima perché sotto ha i pantaloncini, quindi in realtà a vederla sembra molto corta,
ma sotto i pantaloncini. L'ho vista bianca e ho detto per l'estate bianca è meglio ancora, cioè il bianco con l'abbronzatura è top. È fatta così e si lega con il fiocco davanti, ma penso che abbiate presente, è la classica gonna di Zara che hanno tutti. Ho preso una XS, nient'altro da dire, l'ho pagata 22 mi sembra, però la sfrutto tutta estate, quindi l'ho presa. Sempre da Zara ho preso altre due cosine che in realtà sono lo stesso modello ma di due colori diversi e sono super semplici, però hanno il loro perché e sono due magliettine. La prima è questa qua, cioè una magliettina più semplice di così non si può, ed è di questo verdino tenue. È un verde freddo che mi piace tantissimo in questo periodo, lo vedo molto 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 indosso a tante persone. Effettivamente è bellissimo, mi piace un sacco. Per il resto non saprei neanche che altro dirvi, perché è una magliettina semplicissima che arriva giusta con la riga dei pantaloni ed è una cosa stupenda, perché non bisogna né metterla dentro ma né sia la pancia scoperta, che quindi magari sia freddo, non so, la mattina adesso fa ancora freddo. Quindi con sopra un giubbotto di pelle e dei jeans va benissimo per veramente tutti i giorni, ma in realtà anche con magari una gonna e dei tacchi andrebbe bene anche per una serata. E di questa ho preso una S, l'ho pagata 6,95 €. Stessa cosa per questa qua, è sempre una S e ovviamente l'ho pagata sempre 6,95 €, ed è quest'altra magliettina, stesso modello, identica, ma di questo fucsia ciliegia tendente al rosso, molto molto carino, estivo, primaverile anche. E niente, devo dire che tra l'altro queste magliette sono di una morbidezza assurda, cioè sono proprio morbide e mi sembrano anche fresche, quindi non vedo l'ora di utilizzarle, ma penso che già in questi giorni le metterò anche per andare a lavoro, per uscire il weekend. Vanno molto molto bene, magari anche abbinate ai cargo che vi ho fatto vedere prima o alla gonna che vi ho fatto vedere prima, stanno bene con entrambe le cose. Passerei ora a Bershka, dove qualche settimana fa in realtà ho preso questa magliettina bianca che, come vedete, è aperta sul davanti perché ha una cerniera. Questa qua, se mi seguite su Instagram, l'avrete già vista perché l'ho già messa, è stupenda. E devo dire che anche questa, ricollegandomi alle magliettine di prima, è davvero morbidissima, cioè io veramente... costano poco perché quelle magliette lì costavano 6,95 €, queste in realtà non mi ricordo, forse 12,99 €, che costano poco quindi, però sono morbidissime. Ciao, c'è lui qua. Ho preso una S e niente, semplicemente si allaccia con la cerniera, adesso vi faccio vedere. Si può portare con il colletto tutto su oppure si può ovviamente slacciare fino a qua, che è come più o meno la porto io, ma in realtà si può anche slacciare sotto, quindi magari renderlo unito solo qui, non so se avete capito. Vabbè, molto molto carina, questa è un po' crop, un pezzettino di pancia esce, però super comoda, l'ho messa per andare a Bruxelles. Sempre ormai qualche settimana fa, quindi anche questa me l'avrete già vista su Instagram perché l'ho già indossata, ho preso da Stradivarius questa camicetta crop di questo azzurro che mi piace tantissimo, è proprio un bel azzurro intenso ma che non stufa, cioè è proprio bello, non so, è uno dei miei colori forse preferiti insieme anche al verdino che vi ho fatto vedere prima. Ed è anche questa molto morbida, di questo tessuto lucido che non penso sia seta, però può essere simil seta, diciamo così. È una S e questa sinceramente non mi ricordo quanto l'ho pagata, ma sicuramente poco, perché altrimenti la prendevo su Shein. Diciamo la verità, io in realtà non sono quella che spende tanto per i vestiti, quindi penso che questa qua al massimo massimo l'avrò pagata 15 €, ma forse 12,99 €. L'ho usata per andare due volte a cena con il mio ragazzo e fa la sua figura, con un paio di jeans, molto molto carina, e tra l'altro è fresca, quindi andrà bene anche per le serate di giugno secondo me. Passiamo invece a H&M, che sempre qualche settimana fa, sì, sono passate un po' di settimane, però ho racchiuso tutti i miei acquisti, siccome non è che acquisto tantissimi vestiti, almeno per fare un bel video haul li sto tenendo da parte da qualche settimana, forse un mesetto. Beh, comunque da H&M ho preso questi pantaloni a palazzo che ho già messo, infatti sempre se mi seguite su Instagram li avete sicuramente già visti, e sono niente, dei pantaloni a palazzo rosa.
senza nessuno strappo, cioè pantaloni semplicissimi. La particolarità è che sono rosa, sono stracomodi, stracomodi. Li ho usati in viaggio a Bruxelles, che in una giornata facevamo 30.000 passi, 40.000 passi, non sto scherzando, comodissimi. Di questi ho preso esattamente una 34, magari sapete regolarvi se volete prenderli online sul sito, se avete il fisico più o meno come il mio, almeno sapete regolarvi con le taglie. E questi qua li ho pagati sui 20 euro circa, forse 23,99, e non so se li trovate ancora da H&M perché ormai è passato un mesetto. Con le cose dei vestiti ho finito, vi ho fatto vedere tutto, però ho ancora due cosine da mostrarvi, che sono due cosine make-up. La prima è il mio solito correttore che uso sempre, di Deborah Milano, 24 ore perfect all over concealer. Insomma, un correttore molto coprente perché ho i brufoli. Questo copre anche la vita, anche se ho deciso in questi giorni, non so se avete visto il mio post su Instagram riferito all'acne, ho fatto un bel post in cui ho espresso bene i miei pensieri sul fatto della mia pelle. E niente, ho deciso che devo iniziare assolutamente a truccarmi meno e ad accettare la mia pelle così com'è, anche nei giorni no, come adesso, perché adesso in realtà non sembra perché sono truccata, ma la mia pelle sta passando veramente un brutto periodo, sono piena di macchie rosse e di brufoli, parecchie imperfezioni, insomma, c'è un periodo abbastanza stressato, poi mi trucco tutti i giorni, dalle 8 di mattina fino a quest'ora che sono le 7, perché sto fuori tutto il giorno lavorando 8 ore e mi vergogno andare a lavoro o comunque andare in giro con la pelle tutta rossa, ma devo iniziare a fregarmene perché più mi trucco, più la pelle non respira, più peggiora la situazione. Quindi piuttosto voglio passare un mese a vergognarmi della mia pelle, ma piuttosto farla respirare e magari con l'estate, respirando, farmi passare le imperfezioni e poi così man mano riuscire ad andare in giro struccata, riuscire ad accettare la mia pelle perché guarirà, eccetera eccetera. Il problema sta nel partire a fare questa cosa, cioè devo smettere di truccarmi per un mesetto, in un mesetto la mia pelle respirando dovrebbe migliorare. Il problema è che per un mesetto dovrei andare a lavoro struccata e io mi vergogno perché sono piena di macchie rosse, però allo stesso tempo alla gente non frega niente, cioè sono io che mi faccio problemi. Vabbè, insomma, discorsi complicati a parte, andate a vedere il mio post su Instagram che ho espresso dei miei pareri sull'acne. A proposito di acne, vi faccio vedere la cipria che uso sempre, che mi ha consigliato la dermatologa e che questo mese ho fatto scorta, ne ho prese due. Una la sto già usando, infatti la vedete già aperta, e l'altra invece è ancora chiusa perché quando le compro ne compro sempre due perché c'è lo sconto, ed è la cipria di Bionique, che appunto mi ha consigliato la dermatologa perché per pelli sensibili e avendo l'acne e volendomi per forza truccare, diciamo che questa aiuta la mia pelle perché è per pelli sensibili, e la sto usando da letteralmente 4 anni, sempre e solo questa cipria di Bionique. Bene, con questo siamo giunti alla fine del video, io spero tanto che vi sia piaciuto. Se siete arrivati fino a questo punto del video, commentate con l'emoji di un fiorellino, quello che volete voi, un fiorellino. Spero che questo video vi abbia fatto compagnia, fatemi sapere anche nei commenti quale di questi capi che vi ho fatto vedere preferite. Io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale perché è gratis, anzi mi fa solo che piacere, e mi spronate a continuare a fare i video, lasciate anche un like, seguitemi su tutti gli altri social dove sono attiva 24 ore su 24 su Instagram e sono attiva anche su TikTok. E io vi saluto, ci vediamo presto con un nuovo video, vi salutano anche Trilli e Lulu che ho fatto scendere perché non la sopportavo più, fa anche rima, Lulu non la sopportavo più. E un bacione e vi saluto, ciao!